Ciao ragazzi, benvenuti in una nuova recensione. Oggi infatti andiamo a vedere un prodotto che non voglio recensire in particolare questo prodotto, ma lo prendo come spunto per parlare di trattare questo tipo di microfono. Questo qua è il classico laringofono o throat mic, come si dice in inglese. Cosa di particolare è che, a differenza degli altri microfoni che vanno a leggere la voce che esce dalla bocca, questo qua va a leggere le vibrazioni sulle corde vocali. Infatti questo archetto qua va intorno al collo e questi due bottoni, che sono i sensori, vanno appoggiati direttamente sulla parte delle corde vocali, quindi va sulla parte rigida del collo centrale dove inizia la trachea, mettiamola così, per essere chiari. A parte questo laringofono qua, che è, diciamo, a buon mercato, perché l'ho pagato molto molto poco ed è stato uno dei primi che ho avuto, che ha, tra l'altro, è già uno dei più furbi perché ha già il pulsante grosso, a differenza degli altri che hanno dei bottoncini, dei PTT minuscoli ingestibili, devo dire che questo, tra tutti, è quello che tra tutti i cinesotti che ho preso, che ho visto, è uno dei più funzionali. Però, tolto questo qua, ho provato anche il laringofono della Midland, che devo dire credo sia stato uno dei peggiori acquisti che abbia mai fatto. Perché? Perché il laringofono purtroppo è molto bello, molto fluido e molto chiaro nella trasmissione, se però è ben posizionato. E come ben sapete, quando si gioca, quando si corre, non sempre si ha la possibilità o l'attenzione di mantenere i bottoni del laringofono in posizione, quindi e diventa veramente veramente complicato andarlo ad utilizzare. Mi è già capitato di usarlo molte volte e avere i compagni che si lamentassero, che non sentivano cosa stessi dicendo. Il canale lo apre in maniera perfetta, la banda la prende, però purtroppo si sentiva diciamo una parlata disturbata. Qualcuno addirittura mi paragonava a Darth Vader, quindi immaginate voi un po' la situazione. Quindi laringofono assolutamente ve lo sconsiglio a priori. Questo, vabbè, è un cinesotto, quindi non sto lì a neanche recensirlo, andare a vedere i vari parti. Però anche marche più serie, che come possono essere Z Tactical piuttosto che Midland, piuttosto che altre marche, il prodotto è valido e funzionano, però devono essere sempre ben posizionati e basta spostarli anche di un millimetro che la voce rischia di essere confusa e poco chiara. Quindi ragazzi, se posso darvi un consiglio, e ve lo dice uno che l'ho imparato a mie spese, perché ci ho speso veramente soldi, soprattutto su quello della Midland, che non è a buon mercato, per poi inevitabilmente purtroppo andarlo a dare via. Che dire ragazzi, ve lo consiglio? No, lo sconsiglio sì. Prendetevi microfoni molto più comodi, molto più semplici. Ne ho fatte recensioni di più modelli, dal più semplice parla ascolta all'archetto classico, o addirittura, se volete prendere un buon prodotto, c'è il Bowman della Midland, che comunque ho già recensito, vi metto poi il link qua sotto. Basta ragazzi, che dire, questa è una veloce recensione o un veloce consiglio su cosa non comprare. E basta, se avete dubbi, domande, fatemele. So che molti di voi mi diranno: ma io ce l'ho da tempo, mi trovo benissimo. Per carità, assolutamente, poi c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, però nella stragrande maggioranza delle persone che conosco che l'hanno usato, comunque hanno avuto tutti un feedback negativo sull'utilizzo del laringofono. Bene ragazzi, grazie, iscrivetevi al canale, come già detto, anche un like è ben accetto. Grazie e alla prossima!